Ancora si fa vedere Wondershare, azienda di software che vi ho mostrato in dei precedenti video. Una volta vi ho parlato di Hedro Max, in un'altra occasione Midmaster, in un'altra ancora Filmora, che essenzialmente è il suo programma di punta. Mr. Key Shop, il negozio online tutto italiano per l'acquisto di licenze Windows e Office, tutte le ultime versioni ed edizioni. Per Office c'è addirittura la versione 2010, così se avete problemi di compatibilità potete averla tranquillamente. L'acquisto è molto semplice, basta selezionare il prodotto desiderato, aggiungerlo al carrello, impostare un metodo di pagamento ed importante, importante, immettere il codice sconto Insiders 10, così avrete uno sconto del 10%. Trovate in descrizione tutto quanto. Oggi tocca a Recoverit, semplicissimo strumento che consente di recuperare files cancellati da un'unità, che sia quella principale, quella installata proprio nel PC, che sia una periferica esterna, tipo un hard disk o una SD dove conservate foto e video. Non solo questi ultimi elementi possono essere recuperati, ma anche cartelle, audio, PDF, documenti di testo vari, tutto praticamente, ricopre qualsiasi estensione. Ecco, opera da diversi anni, precisamente dal 2003, quindi di esperienza, per così dire, ne ha avuta grazie a tanti aggiornamenti. In questo momento si può scaricare la versione 9, io utilizzerò la 8.3. È completamente in italiano, tradotto bene. Non ho visto errori o orrori di ortografia, come di solito accade in questi tipi di applicativi. Oltre 160 lingue mi pare siano supportate. È utilizzabile anche su Mac e a proposito di quest'ultimo metto in evidenza il prezzo, perché c'è di mezzo una licenza a pagamento. Ci sono vari prezzi, dipende cosa dovete recuperare e in che modo. Per come si presenta il programma, il costo mi pare accessibile. Fidatevi, su software decisamente penosi trovate prezzi assurdi. Non è quindi il caso di Recoverit. Avrete visto che ho messo da una parte la finestra dedicata alla periferica esterna che ho collegato. Per vostra curiosità, si tratta di una SD da 64 GB. Per dimostrazione del funzionamento di Recoverit, vado ad eliminare il video che ho fatto recentemente, quello con protagoniste quattro macchine fotografiche Panasonic. Voglio provare proprio a recuperare questo MP4, quindi basta selezionare la periferica o partizione, perché magari abbiamo creato più partizioni di una stessa unità, e vado a vedere come lavora l'applicativo. Allora, vi analizzo velocemente l'interfaccia, che comunque è intuitiva, ma è sempre meglio precisare. In alto abbiamo la barra del progresso dell'operazione, con la percentuale, gli elementi trovati e i settori letti, con un eventuale tempo rimanente. Dico eventuale perché in questo caso non occorre aspettare veramente più di 99 ore. Ci metterà poco nel mio caso. Più a destra della barra ci sono poi due pulsanti che consentono di mettere in pausa o arrestare il processo di ricerca. La sezione più importante è questa qui, dove vengono in tempo reale mostrati i file che l'unità non possiede più concretamente perché cancellati. Quindi, se già abbiamo trovato quello che ci serve, basta stoppare l'avanzamento. Più sotto, a sinistra, scritto piccolino, è segnata la dimensione effettiva di quello che si è cancellato a partire dal primo uso dell'unità o dall'ultima formattazione. A destra poi abbiamo l'anteprima che ci consente di capire meglio il file, magari non siamo sicuri di quello che vogliamo recuperare.
A sinistra c'è il percorso file, che riesce, per così dire, a dividere meglio le tipologie di files. Questo ci permette di fare una multiselezione. Adesso mi concentro per ricercare il video sulle Panasonic. Ho fatto bene a scegliere questo file come esempio, così vi mostro che l'anteprima non può essere vista perché l'elemento supera la dimensione dei 30 MB. Scegliete dove volete salvarlo e attenzione, vi consiglio di non posizionarlo dove in precedenza era presente. Questo per vari errori di sovrascrittura che possono accadere. Perciò salvate in una posizione diversa da quella originale e magari successivamente salvate dove desiderate. Vedete, per più di 7 GB ci vuole veramente poco. Poi il processo di ricerca, il processo di recupero dipende dalle prestazioni del PC in uso, dalla dimensione dell'unità e dalla dimensione del file o dei files. Bene, questo è tutto, non c'è altro da mostrare. Come avete visto, è un programma rapido. Forse possono essere implementate altre funzioni interessanti, però forse abbiamo già qualcosa coi collegamenti ai programmi di sistema, come lo strumento di gestione dei dischi e delle partizioni. Fatemi sapere nei commenti, scrivete, fa bene. Ed anche mettete un bel mi piace, non è male per supportare il canale. Ci vediamo ad un prossimo video.